è arrivato al suo quarto ed ultimo appuntamento l'Arezzo Youth Festival, un progetto musicale che aveva una duplice finalità: attrarre i ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica e proporre Arezzo quale punto di incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale. La direzione artistica della rassegna era stata affidata al violinista Giovanni Andrea Zanon, un testimonial ideale, capace di raccontare ai suoi coetanei la musica classica. Sì, la cosa incredibile della musica è che noi non ci conoscevamo e ci siamo conosciuti 2 giorni fa, abbiamo iniziato a provare. La musica è una cosa talmente intima per noi, talmente significativa, che nel momento in cui suoniamo insieme condividiamo tutto, e quindi siamo subito entrati in sintonia con Santiago, con Dimitri, anche con Kyung Min, per cui è stata una bellissima esperienza a fare musica insieme e credo che il pubblico abbia apprezzato molto. Lui non pensa che loro sono grandi, che sono state in tutto il mondo, ma quando entrano a palcoscenico sono emozioni grandissime. Каждый раз новые эмоции и очень свежие. I haven't played in Italy that much, but the few times that I've come here, I've always had a great time, and the audience is always very warm, and the theaters are always very beautiful, music is great, and the food is great. So. Ha detto che non ha suonato molto in Italia, però ogni volta che viene è un grandissimo piacere, il teatro ha detto che è meraviglioso, un pubblico molto caloroso e il cibo fantastico. E visto il successo ottenuto, è già pronta l'edizione 2022. Il teatro è praticamente al massimo delle sue possibilità ricettive, segno di un successo di questa manifestazione che nasce per i giovani, fatta dai giovani, ma che è evidentemente gradita anche a un pubblico più maturo. Abbiamo già messo in pista la prossima edizione, perlomeno come date, quindi la prima data di Arezzo Youth Music Festival 2022 sarà l'8 di ottobre, quindi do a tutti l'appuntamento all'8 di ottobre del prossimo anno.